Si aggrava sempre di più la posizione dell'ex primo ministro malese, che è stato indagato per altri 6 capi di imputazione, oltre ai 32 che già pendono sulla sua testa, in una storia di corruzione, abuso di potere e riciclaggio. Najib Razak, che in estate è stato arrestato e ora si trova in libertà vigilata, avrebbe sviato su conti personali denari pubblici destinati a un fondo per lo sviluppo infrastrutturale della Malesia. Si parla di un ammontare pari a 536 milioni di euro. Davanti al giudice l'uomo si è detto innocente.